mattina non va assolutamente interrotta. Stai benissimo vestito di marrone, ho capito il colore che ti sta meglio. Grazie, anche te sei molto elegante. Grazie Piero. E ci sono due cose che mi piacerebbe che tu dicessi. In particolare la sua ciantellina rosa. Ora in radio purtroppo è difficile descriverla, però la Paoletta Moceri oggi c'ha questa scarpina rosa. Vi potete fare un applauso, perché ci vuole del coraggio anche per, voglio dire. Piero, prima di cominciare invece c'è una cosa che mi piacerebbe che tu dicessi. Io dicevo in apertura che tu sei un artista sempre estremamente attento a tutte le istanze sociali. C'è un tuo coinvolgimento con Emergency che è iniziato già qualche tempo fa e che va avanti, e poi c'è anche questo coinvolgimento nuovo per quanto riguarda i missionari di Murialdo. Hai voglia di dirmi qualcosa a proposito? Ma sì, guarda, io circa 3 anni fa insieme ad Antonella, la mia compagna, abbiamo pensato che visto che lei è sierraleonese, sarebbe stato il caso che qualcuno incominciasse a impegnarsi per quello che sta succedendo in Sierra Leone ormai da 10 anni, una terribile guerra dimenticata, combattuta a colpi di machete, e dove purtroppo questo esercito ribelle sta seminando il panico nella popolazione civile appunto da 10 anni. Se ne parla pochissimo attraverso i mass media, quindi io sono riuscito a contattare i missionari del Murialdo, i quali sono impegnati su quel territorio ormai da diversi decenni e portano avanti questo impegno con grande serietà. Quindi se vi capita di contattarli anche attraverso il loro sito internet, loro sono di Padova, sono persone veramente incredibili, ho conosciuto anche alcuni di loro che sono stati rapiti dai ribelli, minacciati di morte per molti giorni, giorno e notte, quindi persone che tra l'altro non portano in sé nessun tipo di desiderio di vendetta, anzi dicono noi siamo lì per aiutare la popolazione, quindi qualsiasi cosa possa succedere anche a noi è secondario. Questo mi sembra veramente uno spirito di dedizione incredibile. Totale. Esatto, alle cause altrui. E ma poi c'è... Sì, ecco. Sempre in Sierra Leone Emergency si sta impegnando nella costruzione di un ospedale, anche grazie ai soldi raccolti insieme a Luciano Lorenzo con il mio nome e mai più, quindi questo grande progetto della Sierra Leone sta finalmente cominciando a prendere forma e sono molto felice. C'è un sito internet su tutti, così se vogliamo avere delle notizie in più possiamo anche andare sul tuo sito, giusto? Sì, ecco, attraverso il mio sito voi potete poi connettere con gli altri, quindi ci sono i link, ci si può in qualche modo tenere in contatto. Grazie. E adesso comincia il tuo live. Piero Pelù, live dalla Radio 2 Hall su Radio 2. Grazie Piero, a dopo. Radio.
grazie. Pubblico che ha aspettato tutto il pomeriggio per questa esibizione di Piero Pelù qui da Radio 2 Hall in questo ultimo giorno di Festival di Sanremo. La prossima una canzone che mi ha aiutato tantissimo a uscire da un periodo molto difficile, di crisi con me stesso, di crisi con il mio passato. E il potere della musica mi ha fatto andare avanti.
Ecco Piero Pelù che ha già un'energia Opa. Pazzesca nonostante siamo ai primi pezzi di questo live per noi di Radio 2 da Radio 2 All. E adesso Opa, dovrebbe manzala, cominciare un pezzo molto bello e molto conosciuto. Vediamo se la è prossima. Proprio Piero a dirlo mentre in questo momento si toglie questa sua giacca marrone per entrare ancora più nel ruolo. Ci invita a dialogare. A dialogare di più, soprattutto dentro noi stessi, con l'animale che abbiamo dentro. Toro Loco.
essere poi facile per una persona che ha una carriera alle spalle come quella di Piero Pelù scegliere i pezzi più rappresentativi da portare naturalmente ai propri fans, ma credo che Piero ci sia riuscito. Infatti, naturalmente, tra i pezzi più rappresentativi c'è quello che arriva adesso e che tutti conosciamo, e che è Aquilone da Radio 2 All in questa ultima giornata sanremese. Stasera peraltro sapremo i vincitori tra i big. Noi però siamo qui e ce la spassiamo con Piero Pelù dal vivo. Negli occhi nei tuoi occhi
il suo aquilone, forse sicuramente, anzi da bambino continuo, del resto è stato un grandissimo amante. Grazie! La Radio 2 Hall con un pubblico assolutamente impazzito per lui. Adesso vediamo cosa ha in serbo per noi. Grazie. Ok. Comincia, questo è A Denti Stretti, Piero Pelù, live. Yeah.
bellezza, voglio assaggiare ogni tua dolcezza, mia ordicina. E ho da credere che sia da adesso, che per te io sia speciale questo giorno divino. Vogliamo sopra l'alba più leggeri, stella fissa dentro i miei pensieri, buongiorno mattina. E ci sei, sì ci sei, dove sei, dove sei adesso tu, se ci sei dimmi dove sei, dimmi cosa stai facendo. E mi salta il cuore in gola, e che luce su di me, su di te. Dei primi Litfiba, quindi un Piero Pelù sicuramente esordiente di lusso tra virgolette, ma con grandissime collaborazioni, e questo è il pezzo portante di questo suo primo album da solista, Né buoni né cattivi. Cattivi da Radio 2 O, Piero Pelù, live. So
42 minuti di musica per questo primo album da solista di Piero Pelù, dal vivo da Radio 2 Ozza. Basse di né buoni né cattivi, non oso immaginare cosa succederà per il prossimo pezzo che io ho in scalette, che naturalmente hanno già i musicisti di Piero Pelù e Piero Pelù stesso, ma che non sapete voi, ma ecco, da questa indicazione avreste già dovuto capire quello che succede fra pochissimo su questo palco. Da Radio 2 Hall di Sanremo, Piero Pelù con Ritmo. All'unisono con Piero Pelù, Ritmo da Radio 2 Online. Arrivo a bailar, arrivo a bailar.
infatti lo porta con sé in tour ed è anche un pezzo che continua a ballare, non si è fermato dall'inizio alla fine. Live. Continua a battere sicuramente all'unisono con i suoi fans che sono qui a Radio 2 Hall e tutti i fans che ci stanno seguendo naturalmente su Radio 2. Adesso questo brano, che peraltro è notizia recente, è entrato al 35esimo posto di Top of the Pops. Ma sentiamo cosa ha da dirci Piero. Però evidentemente ci sono troppi interessi economici intorno alle guerre, a che le guerre non finiscano mai. E allora probabilmente l'unico antidoto alle guerre è che un giorno da una fabbrica venga fuori la prima vera bomba intelligente, e cioè quella che deciderà di tornare a colui che l'ha lanciata, la prima bomba boomerang della storia. Vi dicevo, 35esimo posto di Top of the Pops, infatti Piero sembrava molto contento di questa notizia. Questo testo è stato scritto con l'outsider del teatro italiano, cioè Alessandro Bergonzoni. Ma sentiamo Bomba Boomerang live a Radio 2 Hall. Yeah.
la bomba possa essere una bomba boomerang e tornare, ritornare indietro al suo primo creatore. Bomba boomerang. Se vi sorprenderà, bomba rare, bomba rare, non sarete mai più soli. La mia mano con solo chi me lancerà ed insieme andremo. Bomba mano nella mano, bomba in mano, rana, bomba boomerang, torni là. Alla fine di questo concerto live da Radio 2 On. Grazie. Con Piero Pelù, e quindi mi sembra giusto ringraziare le persone che hanno reso possibile. È veramente l'ultima canzone di oggi. E vi voglio salutare con un augurio di buona strada, buon viaggio a tutti per quando tornerete a casa, e per chi è a casa o per chi è in macchina in questo momento. Lancio Drum! Collaborazione di Gerardo Panno e Roberto Bussinelli, l'assistenza tecnica di Roberto Buosi, Ezio Evaldi, Alfredo Brutti e Luigi Mattei, la regia di Alex Longi, Marco Logli e Cristian Paraschevas. Io sono Paola Maugeri ed è stato un grande piacere essere in compagnia della musica di Piero Pelù in questo ultimo pomeriggio sanremese del 3 marzo. Lascio Drom, buon viaggio e vengo a Roma. La pista che non esiste, la cavalcherò sui venti di uragano. Regina di periferia, dagli occhi della rabbia dell'arcobaleno, che non conoscono la destinazione e che mi dicono buon viaggio. Lascio Tron, ti porterò, oh, via, oh, via, ti prego.
non augurarsi un buon viaggio metaforico nella vita. Lancio drum. Equilibrista per trovare un altro mondo per due, noi due, faccia a faccia con la porta della paura, dire la conto e altri grandi con la fame, e guarda, guarda, io sarò qua giù.